da convinto oppositore del fascismo a sostenitore del pensiero dei padri della Chiesa dei primi secoli. Ma chi era Igino Giordani? Scrittore, politico ed ecumenista in costante ricerca di una spiritualità in comunione con tutti. Giordani trovò risposta alla sua sete di santità nella piena partecipazione, seppur da sposato, al movimento dei focolari. Proprio per questa sua particolarità, consacrato al Signore e padre di famiglia allo stesso tempo, sarà figura di riferimento per il laicato cattolico. Giordani, libero da qualsiasi forma di condizionamento, era convinto che anche il potere e la politica dovevano rispondere a quella richiesta di carità per la determinazione del bene comune e la fraternità universale. Lui, infatti, dirà che se tutti abbiamo bisogno di santità, allora gli statisti, i legislatori, gli amministratori della cosa pubblica ne abbisognano di razione doppia. L'essere giornalista sarà per lui una missione da compiere con purezza d'animo, ma a causa del suo pensiero scomodo e della sua dimessa vena polemica, verrà espulso dall'albo dei giornalisti. Ce ne dà testimonianza Alberto Lopresti, direttore del Centro Studi Igino Giordani. Igino Giordani metteva in campo una testimonianza unica, una forza d'animo, che lo portò più volte a essere marginato, escluso dalle vicende pubbliche. Ma questo suo atteggiamento era in nome di principi e valori che credeva non potessero essere esclusi dalla vita pubblica. E difatti oggi per lui c'è una causa di canonizzazione in corso. Si è fatto santo attraverso la politica, non nonostante la politica. L'incontro con Chiara Lubich, allora fondatrice del movimento, sconvolgerà la sua vita. La definì come colei che toglieva i cancelli che separano il mondo laicale dalla vita mistica. Giordani spenderà tutti i suoi giorni in favore dei laici, considerati proletariato spirituale, tanto da diventare punto di riferimento per moltissime famiglie impegnate ad essere cellule vive nella Chiesa. Innamorato della santità, si domandava come potesse essere possibile per un laico, un uomo sposato, impegnato nel mondo delle professioni, impegnato in politica, come lui, riuscire a farsi santo. E allora ecco che la sua idea di laicità non è di un qualcosa in meno rispetto alla possibilità di fare della propria vita un'esperienza virtuosa. In realtà un luogo specifico, oggi nella nostra era contemporanea, quanto mai necessario e importante che possa trovare padri di famiglia, lavoratori, uomini e donne al servizio dell'evangelizzazione.